Buongiorno cercatori d'oro, io sono Matteo Berto, siamo venuti a visitare la miniera di zolfo di Ca' Bernardi. Vediamo subito in questo video di cosa si tratta. Fecero testare questi terreni da degli ingegneri. Diciamo che le indagini durarono circa 20 anni, quindi la miniera apre nel 1886 e la prima proprietà addirittura è stata una proprietà tedesca. Poi si susseguirono, diciamo, altre piccole aziende, però sempre, diciamo, le possiamo considerare a dire aziende artigiane, fino ad arrivare al 1917, quando qui a Ca' Bernardi invece arriva la Montecatini. La Montecatini acquista questo sito minerario a dei prezzi quasi fallimentari. Dicono che solo lo zolfo posizionato nei piazzali pagava largamente quello che era stato l'investimento. Tutto questo benessere, diciamo, che raggiunge gli anni d'oro, che sono comunque gli anni 30. Addirittura la Montecatini si trova costretta a dover dare ancora alloggio per i minatori e costruisce anche un paesino chiamato Canterino, dista qui da Ca' Bernardi circa 2,5 km, e serviva proprio per dare alloggio ai minatori. E all'epoca il Canterino era un paese completamente autonomo, come Ca' Bernardi, ed era popolato da circa 400 persone. Oggi ne vivono 7 o 8, se non ricordo male. Purtroppo soltanto il basamento del primo pozzo costruito, questo pozzo era alto 25 metri, era costruito totalmente in ferro, e il ferro, come il legno, con la chiusura della miniera è stato smantellato per essere venduto. Il pozzo raggiunge una profondità di 450 metri e tocca il 13° livello, quello che è stata la galleria di servizio, ma anche la galleria dell'occupazione, ma era anche la galleria di servizio, così veniva chiamato questo 13° livello. Il calcherone è una fusione, la possiamo definire a cielo aperto, veniva comunque ricoperta e formate delle croste sopra questo calcherone con dei materiali di scarto, con quello che veniva scartato dalle cotte precedenti, che era talmente tanto lo zolfo da dover fondere qui a Ca' Bernardi che avevano bisogno di utilizzare tutti i punti di fusione, sia i forni GIL che i calcheroni. Pensate che a Ca' Bernardi in totale i punti di fusione ce n'erano 40, 32 calcheroni e 8 batterie di forni GIL. C'era un'esalazione talmente tale che non si riusciva a respirare, in più le temperature erano elevatissime. Quindi cos'è che hanno fatto? Hanno costruito questi passaggi sotterranei. Infatti questa non è una galleria di estrazione, ma una galleria di passaggio, e serviva per andare a ispezionare tutti i punti di spillatura fra il forni GIL e i calcheroni. Arrivavano a dei diametri di circa 25 metri cada uno, e di questi calcheroni ce n'erano 32. Nella parte sotto, da questo accesso qui, caricavano tutta la pezzatura più grande per permettere poi un miglior drenaggio. Poi lo finivano di caricare dall'alto con la pezzatura più fine, e la forma finale non era altro che una forma conica rovesciata. Poi intorno a questo cono che si formava, cos'è che facevano? Sigillavano questo cono con i rosticci, ovvero con tutti gli scarti delle cotte precedenti, per creare una sorta di crosta intorno a questo cono. Poi cos'è che facevano? In una parte di questo cono facevano un foro, mettevano dentro degli stracci, anche soltanto imbevuti di zolfo, li incendiavano, e per autocombustione, piano piano, lo zolfo ardeva, si scioglieva e si andava a depositare nel basamento di queste cisterne. E da qui poi veniva spillato. E poi arde su se stesso, e se provate a sentire l'odore... Madosca! Sì, non ci penso.
un po' di sana deformazione professionale, raccolgo pietre anche al mare quando sono in ferie. Probabilmente un diaspro, rosso. Purtroppo su questa spiaggia ci sono più conchiglie che pietre. Oggi il mare è un po' mosso, quindi lava un po' i sedimenti, molto molto fini, tendenzialmente carbonatici, però ogni tanto spuntano più che altro delle selci, rocce più dure. What? Stiamo entrando. Queste sono tutte delle stalagmiti, molto molto grandi, si formano per caduta di una goccia alla volta e hanno un tasso di formazione di circa 1 millimetro all'anno, anche meno. Stiamo andando a visitare il tempio di Baladir. Baladir. E niente, hanno costruito un santuario sotto il dirupo. Santuario di Baladir. Tutte queste torrette di sassi dietro santuario mi mettono un po' di ansia. Non so voi, ma guardate quante ce ne sono.